Il mio nome è Pasquale, ho 27 anni e il mio ruolo è centrocampista. Sono nato a Mugnano di Napoli. Allora, il calcio per me rappresentava un divertimento all'inizio. È un punto difficile da raggiungere. Poi, con gli anni e crescendo, me ne sono accorto che potevo riuscire a realizzare un sogno. Col lavoro e la costanza giorno dopo giorno sono riuscito ad arrivare dove volevo. Sì. Non è più un divertimento perché i risultati incidono abbastanza, le annate incidono. Faccio un esempio, io 2 anni fa in campo ho perso un amico. Quando è venuto a mancare questo amico là ho capito che forse non mi stavo divertendo abbastanza. E quindi dopo quell'annata vedo il calcio sotto un altro punto di vista. Morosini, sto parlando di Mario che giocava con me a Livorno, lo porto sempre nel mio cuore. Stavamo a 2 metri in campo, è stato un momento brutto, difficile, dove avevo pensato veramente che non so quanto valeva la pena di continuare, però per questo lavoro sono malato, io ho una malattia, senza calcio non saprei vivere, quindi è la scelta più giusta è andare avanti. Guarda, faccio fatica a vedere oggi la mia vita senza calcio, però o perché mio padre è macellaio o perché i genitori di mia moglie hanno delle attività, dei negozi di abbigliamento, penso o uno o l'altro. Non conoscevo le strade. Stavo in macchina senza navigatore, mi ero fermato a chiedere un'informazione. Però secondo me la persona che l'ho chiesto pensava che io ero barese, mi parlava il dialetto. Gli ho detto di sì, sono andato, ma ho sbagliato strada, no? Non ho capito quello che mi aveva detto. Io non ho mai giocato al sud. Sto qui da poco, ma mi trovo veramente bene, sia io che mia moglie. Qua si mangia bene, bene qui. Infatti parlavo con Bellomo e gli avevo detto questa cosa, che c'è una bella cucina qui a Bari. Io quello che chiedo sempre, perché penso che la specialità è le orecchiette, quindi da quando sto qua ovunque vado cerco di assaggiarla in quasi tutti i posti dove vado e devo dire che sono veramente buone. Sì, io esco la maggior parte fuori dal campo anche perché ci siamo conosciuti a Spezia, stavamo in camera insieme 6 mesi, quindi poi ci siamo ritrovati qua, lui è di Bari e vado d'accordo con lui. Quindi fuori dal campo qualsiasi cosa mi aiuta e mi fa conoscere un po' i posti, dai. Tipo io quando sono arrivato la mia curiosità era Bari Vecchia, ma la immagino un po' diversa da come l'ho vista. Infatti è bellissima, dopo che mi ha portato lui a vedere un po' le stradine all'interno, ci sono tornato subito il giorno dopo da solo di pomeriggio perché la volevo vedere con la luce del sole. Ho giocato per tanti anni da avversario al Bari. Quando venivo qua dicevo sempre che bella piazza, bella, davvero bella. Però quando indossi la maglia del Bari e sali quelle scale con la curva piena ti viene la pelle d'oca. Solo chi sale le scale e indossa quella maglia può provare delle emozioni. E tipo io a 13 anni sono andato via da Napoli e quindi sono tornato al sud dopo 14 anni. E sono sempre stato solo, quindi sono cresciuto, non sapevo le amicizie giuste, non sapevo a volte se le scelte che facevano erano giuste o sbagliate. E avendo una famiglia sana alle spalle, mia moglie che mi è sempre stata vicino, non devo fare altro che ringraziare loro. Nomino Davide e Nicola. Devi accettare per forza, le nomination sono queste. Io ho accettato quella di Bellomo, no? E anche lui deve accettare la mia.